Buongiorno da Edo, ieri niente episodio perché ero ancora basito per la presentazione delle nuove schede Nvidia, soprattutto quanto riguarda i prezzi, e poi per quel giochino con le 4080 un po' brutto, un po' paraculo, però insomma temo che si prospetti un futuro incerto per chi ama costruirsi un PC fisso, forse bisogna guardare altri tipi di prodotto e quindi arriva a fagiolo la notizia di un nuovo laptop di Framework brandizzato Chromebook Edition. Allora, i Framework sono dei portatili prodotti dalla omonima startup californiana, lanciati nel 2021 e disponibili in vari modelli. Sono tutti con display da 13.5 pollici e una scocca in alluminio. La particolarità è proprio l'estrema customizzabilità in fase di acquisto, cioè potete scegliere la CPU, la tastiera, gli slot di espansione, cioè tipo volete tutte porte USB-C oppure meglio una USB-A, magari ci mettete una HDMI, insomma avete 4 slot mi pare di personalizzazione delle porte e poi potete aggiungere anche slot di espansione per la memoria, per lo storage fino a 1 TB. E attenzione, la modularità di questo laptop non è solo in fase di acquisto, ma anche quando ce l'avete a casa potete in ogni momento comprare nuove componenti dal marketplace di Framework e sostituirle con le vostre manine. E non parlo solo degli slot di espansione o della tastiera, ma l'intera scheda madre, la scheda audio, la webcam, il lettore di impronte digitali. E insomma, tutto questo per meno del prezzo di una 4080. Insomma, avete capito che cos'è Framework Laptop e forse starete già sbavando al pensiero del regalo da farvi a Natale. Ma c'è una notizia, naturalmente, non è che stavo qua a parlare di Framework così in generale. C'è una notizia, come ho spoilerato in apertura. C'è un nuovo prodotto che si aggiunge alla gamma ed è il Framework Chromebook Edition. Anche questo è personalizzabile con gli altri e c'ha i moduli di espansione compatibili con questa versione, così come sono mantenuti il display e la scocca in alluminio. Però, attenzione, la tastiera è diversa, nel senso che ci sono meno tasti funzione, quelli in basso, in fianco allo spazio, ci sono solo CTRL e ALT. E in generale, tra i componenti interni, solo la metà circa è compatibile con questa edizione. Ovviamente, monta preinstallato il sistema operativo Chrome OS, che quindi dovrebbe garantire anche una durata della batteria più consistente, e il chip di sicurezza di Google Titan C, ed è garantito per quanto riguarda gli update automatici fino al 2030. Il pre-order è già aperto negli Stati Uniti e in Canada, e il prezzo di questa robetta è di $999, cioè circa la metà di una 4090. Oh, è vero però che già oggi potete comprare un Chromebook a prezzi molto inferiori, ci sono dei Chromebook a 200 euro, ci sono quelli più performanti a 500 euro, però qui probabilmente l'idea non è tanto che comprate un Chromebook, ma un Framework con su montato Chrome OS, che potete comunque personalizzare in futuro e che vi garantisce della possibilità di manutenzione e riparazione che gli altri portatili non vi danno. Insomma, è una scelta di un certo tipo di prodotto e di esperienza. Sicuramente non è una cosa per tutti, diciamo che se come me vi piace l'idea di poter fare upgrade hardware alla macchina e metterci dentro le mani, vi piace l'ecosistema di Chrome OS, che come sappiamo è basato su Linux, in particolare su Gentoo, e tra l'altro siccome nei giorni scorsi Google ha annunciato che non produrrà più i suoi Pixelbook, diciamo che questo è il prodotto più premium che potete prendere. Oh, per chiudere, visto che siamo in tema Linux, è uscito GNOME 43, che è una diretta prosecuzione della strada già tracciata con la versione precedente uscita 6 mesi fa e che aggiunge qualche feature che migliora in modo sostanziale l'esperienza utente, e da quello che ho visto devo dire che è molto interessante. Per esempio, ora potete accendere o spegnere alcune impostazioni direttamente dalla status bar, tipo spegnere la wireless, attivare la dark mode, diciamo come uno smartphone per capirci. E non solo, da lì potete anche cambiare scheda audio, cioè, che è una feature niente male. Anche il file manager Nautilus ha avuto una rinfrescatina estetica, tipo la sidebar che collassa quando si stringe la finestra, però rimane accessibile con un toggle. Dei miglioramenti anche al widget del calendario, l'app in generale del calendario, che ora supporta anche il pinch to zoom, cioè se siete tipo della view del mese e zoomate, potete zoomare sulla settimana o sul giorno e tornare indietro, che è abbastanza figo. Poi naturalmente update di sicurezza, tweak vari, vi lascio come sempre tutti i link per leggervi tutto quanto e approfondire. E bisogna dire che GNOME è veramente, veramente bello da vedere, da usare, sembra uno dei migliori esempi di usabilità su desktop, quindi ovviamente mi è venuto voglia di rifarmi una partizione Linux. Comunque dovrebbe già essere disponibile per le rolling release, tipo se avete Arch, così dovreste già avere l'update, mentre con Ubuntu arriverà il prossimo mese con la 22.10. Ed era anche tutto per oggi, grazie come sempre, buon weekend e ci sentiamo la prossima settimana. Ciao!